La, la questione migranti, no? a parte la riforma, ci sono tensioni, ovviamente gli hub aumentano le persone che sono accolte in questi hub, i sindaci del Veneto in gran parte non vogliono l'accoglienza diffusa, come si esce da questa vicenda? Sono un po' delle bombe a orologeria come si è visto anche a Torino. Eh, il problema migranti è stato affrontato dall'Italia con un atteggiamento di umanità che io, che io credo sia stato giusto. Noi non possiamo continuare con un sistema in cui però adesso gli altri lasciano l'Italia sopra. Allora qual è la soluzione? L'unica soluzione è non farli partire. L'unica soluzione è dire all'Europa che o si cambia regole oppure noi smettiamo di dare i soldi a quei paesi europei che vogliono costruire con i nostri soldi il muro. Poi naturalmente dobbiamo gestire l'emergenza nei vari territori anche se devo dire che la stragrande maggioranza delle vicende è gestita con grande intelligenza, ma questo è il punto chiave. Se vogliamo cambiare l'Europa ci vuole un governo solido. Domando, volete che a guidare il Paese nel momento in cui discuteremo di immigrazione ci vadano i governi tecnici, quelli che hanno alzato le tasse, quelli che hanno in questi anni detto sempre ce lo chiede Bruxelles? Allora votate no. Se volete cambiare l'Europa occorre il sì di un governo solido che a Bruxelles si fa rispettare.